Ciao, benvenuta sul mio canale. Se sei nuova, io sono Irene, sono una mamma, sono infermiera esperta in area pediatrica, consulente allattamento e baby wearing. Ciao, bentornate sul canale. Allora, oggi volevo parlarvi di una mia esperienza, cioè quella di mamma lavoratrice, soprattutto che è tornata al lavoro precocemente, perché con entrambe le mie bimbe sono tornata prima dell'anno di vita. Lidia aveva 7 mesi e Rebecca ne aveva circa 5, 5 e mezzo. No, bugia, ne aveva. Facevo il conto, lei è nata a febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. Aveva 4 mesi quando sono rientrata al lavoro. Sì, mi ricordavo 4 mesi, ma stentavo a crederci, pensavo più avanti, in realtà no. Ha iniziato a 6 mesi il nido, ma per un paio di mesi abbiamo avuto una babysitter incastrata con i vari turni. Allora, di cosa parliamo oggi? Allora, in realtà della mia esperienza, vi racconto un pochino che cosa è successo e volevo più che altro rassicurarvi perché so che non è mai una cosa facile rientrare al lavoro dopo comunque una gravidanza e dopo aver avuto i nostri bimbi. Perché il legame che si crea con i nostri bambini è veramente fortissimo, questa diade che abbiamo mamma bimbo, e arrivare a separarci non è mai una cosa molto positiva né per noi né per i bambini. Però devo dire che spesso e volentieri siamo più noi mamme che ne risentiamo che non i bimbi. I bimbi si adattano in realtà molto bene, molto facilmente, se facciamo le cose fatte con criterio, ovviamente. Ci tengo a dire. Nella mia esperienza, oggi non voglio parlarvi solo come professionista del settore, ma come mamma prima di tutto. Quindi vi dico, come mamma, io non ho abituato le mie bambine a stare lontane da me. Loro si sono trovate ad avere il distacco effettivamente quando è stato necessario, quindi al mio primo giorno di rientro al lavoro. Fino ad allora, il nostro rapporto era unico, esclusivo e continuativo. Quindi posso dirvi che gli distacchi in entrambi i casi sono andati benissimo e da professionista vi dico che non c'è necessità di abituare il bambino al distacco. Perché? Perché ogni cosa avviene nel momento giusto in cui deve avvenire. Se noi pensiamo di dover abituare il bambino, in realtà stiamo precorrendo molto i tempi e questo non aiuta noi nell'accettazione di quello comunque che accadrà, non aiuta il bambino a capire bene che cosa sta succedendo, cioè non ha senso lasciare un bambino un tot di ore senza la mamma se non è necessario che questo avvenga. E quindi innanzitutto stiamo tranquille, non precorriamo i tempi, questo posso dirvelo con sicurezza. Quante ore sono rientrata al lavoro? In realtà io lavorando a domicilio in quel momento e lavorando a ore dipendeva molto dalla giornata. C'erano giornate dove lavoravo magari 4 ore, con la trasferta anche 6 tra andata e ritorno o di più. C'erano giornate che lavoravo magari 8-10 ore, con la trasferta stavo via mezza giornata. C'erano giornate in cui facevo qualche ora al mattino, rientravo a casa un'oretta e poi uscivo ancora il pomeriggio a lavorare. Quindi io non avevo una routine. Sicuramente per chi ha una routine è molto più d'aiuto, per voi e per i bimbi. Se allattate al seno, posso dirvi che l'allattamento non viene compromesso dall'inizio del lavoro e da questo distacco, perché come sapete io ho continuato ad allattare, la mia bi prima bimba è stata allattata quasi 3 anni e mezzo, allattamento in tandem per quasi 2 anni con la seconda che appunto è stato terminato intorno ai 20 mesi. Quindi vi assicuro che l'allattamento non è un limite e non deve essere assolutamente interrotto perché si rientra al lavoro. Anche lì, giuste informazioni, se avete dei dubbi e volete personalizzare il percorso, rivolgetevi a una consulente che vi segua in tutto ciò, che vi faccia capire bene che cosa fare e cosa fare nel vostro caso su misura con i vostri orari, eccetera, eccetera. Come l'hanno presa le bambine il loro primo distacco da me? Allora, dipende tantissimo dal carattere della bambina, perché questo
ve lo dico da professionista, ma ve lo dico anche da mamma, perché Lidia e Rebecca sono due bimbe molto diverse. Rebecca è una bimba di base, ha un carattere comunque molto tranquillo e una sicurezza in se stessa veramente molto forte. Un pochino me ne prendo il merito per il tipo di educazione e di base che le diamo, ma in realtà penso che un buon 70% dipenda proprio da lei come è fatta. E quindi, essendo che il distacco è avvenuto a 4 mesi, quindi così presto, molto precoce, in realtà lei era molto serena. Non ha praticamente mai pianto quando io non c'ero, si è adattata benissimo alla figura della babysitter e io su quello posso dirvi madre un po' snaturata, nel senso che ho introdotto una persona sì che conoscevo ma che non frequentavamo a livello di famiglia, quindi la bambina non la conosceva, senza fare un'introduzione o altro. La ragazza è arrivata, io sono andata al lavoro, ho lasciato mia figlia a una sconosciuta dal punto di vista della bambina. Non è auspicabile fare questo, ve lo dico. Io ero, è stato un momento della mia vita un po' particolare dove appunto c'era un po' di tribolazione su tante cose e fidandomi comunque di questa persona non ci ho proprio pensato al fatto che magari la bambina potesse avere la necessità di conoscere prima questa persona. Devo dire che la persona era assolutamente in gamba, capace di trasmetterle tranquillità. Forse io ero così tranquilla a lasciargliela che la combo di queste tre cose, quindi carattere della bambina, la mia tranquillità, la tranquillità della persona che l'ha guardata, che in realtà Rebecca è stata proprio pacifica, tranquilla, sorrideva, la ragazza arrivava e lei a 4 mesi già li rideva, 5 mesi anche, cioè proprio molto serena la bambina, veramente molto molto serena, e quindi è andato proprio benissimo. Però se posso darvi un consiglio, sarebbe auspicabile che almeno si facessero un paio di giornate introduttive, un paio d'ore insieme, un primo distacco, magari esco mezz'oretta poi ritorno, vediamo come va. E quindi, ripeto, non sempre va così bene. Nel mio caso è andata molto bene. Se il bambino un po' dovesse piangere, è comunque normale, non è un qualcosa, diciamo, di strano. Con Lidia com'è andata? È andata un po' diversamente come prima esperienza, perché perché in realtà in quel periodo lavoravo io, ma non lavorava Christian. Ha fatto un periodo a casa dal lavoro di transizione quando siamo tornati in Italia, in cui doveva trovare lavoro, e quindi in realtà è stato a casa lui diversi mesi con Lidia, e Lidia aveva già 7 mesi. Lidia ha un carattere invece molto più richiestivo, ad altissimo contatto, e qua ci tengo a dire che è il carattere del bambino, non è il modo in cui noi li cresciamo, perché vi assicuro che io le mie figlie da questo punto di vista le ho cresciute allo stesso identico modo, tutte e due portate in fascia molto tempo, tutte e due allattate a lungo, eccetera eccetera, ma è il carattere del bambino che qui fa la differenza. E quindi in realtà con Lidia abbiamo dovuto introdurre il ciuccio, che con Rebecca non è stato necessario perché lei aveva bisogno di una suzione che la rilassasse, non essendoci io col seno ovviamente abbiamo dovuto introdurre il ciuccio, e Christian la teneva tantissime ore in fascia, tante tante tante. È stato bellissimo per loro, per il loro rapporto, perché gli dava la possibilità alla bambina di stare un pochino più tranquilla, a lui di poterla gestire eccetera, però allo stesso tempo non c'era verso, cioè o così o niente. Lei era mamma mamma mamma, e tuttora lei è mamma mamma mamma, e quindi lei ne ha risentito molto di più del mio rientro al lavoro. Se posso dire, se avessi avuto la possibilità, probabilmente con Lidia sarei stata a casa molto di più, in base alla sua di necessità. Così non è potuto essere ovviamente, per motivi lavorativi, e quindi abbiamo trovato questo genere di soluzioni, comunque alto contatto, suzione del ciuccio, e io ogni pausa che avevo rientravo a casa, anche magari mi facevo un'ora di strada, rientravo a casa mezz'ora, mi facevo un'altra ora di strada per tornare al lavoro, però riuscire a spezzarle la giornata dove non fossero 12 ore consecutive in cui lei non mi vedeva, e questo un pochino l'aiutava. Quindi praticamente dei passi, di tutto si è occupato il papà, perché io lavoravo veramente tanto, tra l'altro in quel periodo dal lunedì al venerdì praticamente fisso, facevo anche le notti, quindi insomma non è stato facile il rientro al lavoro. Questo per quanto riguarda le bambine. Per quanto riguarda me,
Non è stato un vissuto semplice, né nel primo caso né nel secondo, perché io sentivo di aver bisogno di stare a casa con le mie bambine e però non me lo potevo permettere. Motivo per il quale adesso invece si sta scegliendo, cioè sto cercando di deviare il mio lavoro in un altro modo, ecco, in modo da essere più presente e non vivere un postparto così difficoltoso. Dico difficoltoso nel senso che emotivamente difficoltoso per me, perché il pensiero di rientrare al lavoro, un lavoro distante da casa, un lavoro molto impegnativo che amo per l'amor del cielo, ma che mi porta ad avere degli orari che non sono io a scegliere, come penso il 90% di noi, di tutte, non penso che la maggior parte di noi sia libera professionista, penso che tra di noi ci siano tante dipendenti e quindi hanno degli orari da rispettare. Emotivamente è abbastanza pesante per una mamma, perché? Perché è vero che dopo un tot di mesi si ha bisogno di evadere, si ha bisogno di pensare ad altro, di concentrarsi e di tornare anche un po' alla routine da donna, non solo da mamma. Però è anche vero che i nostri cuccioli sono ancora piccoli, hanno tanto tanto bisogno di noi. E noi come mamme questo lo percepiamo, anche se non razionalmente, ma a livello di sentimento emotivo è una cosa che sentiamo tantissimo ed è un po' quella cosa che ci fa sentire un po' in colpa. Allora, prima di tutto lasciamo stare i sensi di colpa, cioè non sono produttivi per nessuno, se bisogna rientrare al lavoro bisogna farlo. Se si può scegliere, io dico prendetevelo un anno dalla nascita del vostro bambino, perché comunque ci sono i 9 mesi di esogestazione. Se non sapete che cos'è, vi lascio la scheda informativa del video che ho fatto sull'esogestazione, sui bisogni del bambino in questi 9 mesi, e la mamma è un po' il centro di tutto, oltre che è il centro per i primi anni di vita e in realtà anche per il resto, però diciamo che i primi anni di vita sono fondamentali come centro avere la mamma, e quindi permettetemi questa riflessione. Io sono per l'emancipazione delle donne, sono per l'indipendenza delle donne, tutto chi mi conosce lo sa bene, sono io la prima a fare tanto per me stessa in questo senso, però una volta forse era un pochino meglio da questo punto di vista, quando le donne stavano a casa e si prendevano cura dei bambini. Qual è il problema di adesso? Che se non rientri al lavoro, spesso e volentieri il lavoro te lo portano via. Cioè, non sai se avrai mai la possibilità di rientrare al lavoro, di ritrovare un altro lavoro, quindi ci sta che come priorità si dia la priorità al fatto di poterla anche mantenere, la famiglia, di dare una possibilità anche economica alla famiglia, eccetera, eccetera. Quindi la mia non è una critica assolutamente, sono, ripeto, io la prima a essere tornata precocemente al lavoro in entrambi i casi, quindi so bene di cosa parlo, però proprio per questo penso che dal punto di vista emotivo e relazionale tra mamma e bambino, se si avesse la possibilità per qualche anno di stare a casa, sarebbe giusto farlo, ma nei confronti di entrambi, non solo dei bambini. Io spero che questo video ti sia stato utile, se vuoi raccontarmi la tua storia, la tua esperienza qua sotto nei commenti, io te ne sono grata, sono sempre molto curiosa di relazionarmi con voi e sapere che cosa succede nelle vostre vite e diciamo confrontarci su questi temi della maternità. Ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti!